Ciao a tutti, oggi vi voglio mostrare quelle app che mi stanno piacendo ormai da un bel po' per l'editing delle foto e questo è il mio profilo Instagram, anzi con l'occasione se non mi seguite mi raccomando venite a seguirmi perché posto veramente tanto perché mi piace molto pensare a un'idea e poi realizzarla. Come vedete, io non ho un, diciamo, stile di editing delle foto unico per il mio canale. Vedo in giro dei canali, dei profili in cui le foto sono magari appunto editate tutte con lo stesso stile, tutte con lo stesso filtro, e però sinceramente a me non piace molto questa cosa perché trovo che ogni foto, essendo appunto che per esempio voi vedete posto foto di diversi contenuti, ha bisogno di un proprio, editing secondo me, di un proprio stile e quindi vi voglio far vedere quali sono le app che ormai io utilizzo sempre da tanto e che sinceramente non trovo la necessità, il bisogno di cambiarle perché ognuna di queste app ha comunque qualcosa che le altre non hanno e quindi riesco ad ottenere veramente tantissimi effetti. E, prima che mi dimentico, a queste app che vi farò vedere, devo aggiungere Wearable, che però non vi farò vedere in questo video perché ve ne avevo già parlato in uno scorso video di forse 2-3 anni fa, non ricordo, e che comunque vi metterò qui nelle schede. Quindi se vi interessa, cliccate sulla i e troverete appunto il video dedicato proprio a Wearable, perché Wearable è un'app fantastica che vi permette di animare le foto. Per esempio, ne ho qui giusto una. Se non conoscete appunto questa app, vedete che vi permette di dare vita alle vostre foto. È bellissima, a me piace tantissimo. L'unico problema è che è disponibile solamente per iOS. Quindi se avete Samsung non potete avere Wearable. Però ecco, è veramente tanto carina. L'unica cosa poi di Wearable è che comunque l'app è gratuita, però poi se volete acquistare dei pacchetti di effetti, quelli li pagate e non è inutile, li dovete pagare, però io non me ne sono pentita perché veramente, cioè, a me fare queste foto così artistiche, carine, che prendono vita, piace tantissimo. Comunque, a parte Wearable, che non ci interessa in questo caso, vi faccio vedere quali sono quindi queste app che mi piacciono tantissimo. Allora, queste sono le app che io utilizzo, quindi a parte questa appunto che è Camera, che è quindi quella per fare le foto, io utilizzo 3, 6, 8 app in generale e queste le uso un po' tutte, chi più chi meno. Iniziamo dalla prima, Line Camera. Allora, questa a me piace tanto e diciamo le cose, anche qui appunto ci sono poi possibilità di scaricare dei pacchetti che comunque poi quelli si pagano. Allora, la cosa che io maggiormente diciamo utilizzo e che per me è veramente molto comoda è il fatto che cliccando qui e qui è possibile, come vedete, modificare all'istante il formato, per cui potete avere all'istante appunto il tipo di formato che vi serve. Quindi, per esempio, 1 a scala 1 a 1 significa appunto che è un quadrato adatto a Instagram. Dopodiché, andando quindi su galleria, potrete quindi aggiungere foto che avete già fatto o scattarne di nuove e avete poi diverse opzioni. Vedete aggiungere diverse foto che già vi dà dei template già predisposti.
e quindi ve le metterà in questo modo. Oppure potete aggiungere degli sfondi. E la cosa carina in questo caso è che oltre ad avere degli sfondi monocromatici o comunque già con delle fantasie predisposte, cliccando su questa icona qui in alto potrete accedere alla vostra galleria e se avete scaricato altre immagini potete comunque mettere quelle come sfondo, si possono aggiungere bordi, ombreggiature. La cosa qui che più mi piace, piace molto, oltre appunto alla possibilità anche di aggiungere dei testi o di disegnare, ma non lo faccio mai, è questa opzione qui con il cuore. Questa è la cosa che mi piace di più perché praticamente sono quei pacchetti di appunto forme, formine, cornici, oggetti che potete scaricare e che vi permettono quindi di abbellire ulteriormente le vostre foto. E io appunto nel tempo ne ho scaricati alcuni, quelli che più, diciamo, si adattavano al mio stile, quelli che più mi piaceva utilizzare per le foto. E la cosa particolare è che ce ne sono alcuni anche in stile, vedete, un po' kawaii, un po' chibi, un po' manga. Questi mi piacciono tanto e spesso infatti li avete visti anche nelle mie foto, non mi stancano mai. C'è questo per esempio carino con Hello Kitty. Più ce ne sono altri che sono anche animati e non sono animazioni complesse, però aggiungono comunque un qualcosina alle foto. Questi mi piacciono tanto, ci sono già quelli un po' preinstallati e altri appunto che l'ho aggiunti io. Quindi più o meno io questa app la utilizzo così per fare magari dei collage di foto o anche una singola foto che magari poi metto su uno sfondo carino, ci aggiungo qualche oggettino, un testo e via. Come vedete qui appunto potete scegliere poi nello shop tantissime cose, sia delle immagini come quelle tipo che ho scaricato io o anche le cornici, e a me le cornici anche nelle foto non dispiacciono. Andiamo oltre. L'altra app molto molto carina è Beauty Plus. Questa la uso veramente tantissimo perché ha molte molte funzioni utilissime. Allora, bisogna però mettere una foto. Allora, prendiamo la mia foto, una a caso. Allora, la cosa carina di questa app è che ovviamente Edit contiene, oltre ai normali, diciamo, valori che possono essere modificati nelle varie foto, contiene una cosa che a me piace tantissimo, che è il Magic Brush, perché qui potete scegliere. Allora, versione live avete questi effetti che potete aggiungere alle foto. Per esempio, qui abbiamo delle margherite. Come vedete, si muovono, per questo è live. Fancy invece sono più aggiunte, diciamo, di effetti tipo bokeh, ma sono più appunto si seguono proprio la direzione delle vostre dita. Pen, vabbè, pen è una cosa proprio fatta a mano. Questa è una funzione che a me piace tantissimo e che uso spesso. Se avete visto appunto le mie foto lo sapete. E un'altra cosa che utilizzo molto è non tanto il fatto della modifica del corpo, perché io non modifico mai il corpo, quanto il fatto comunque che vi permette di correggere, come vedete qui, se si vedono un po' troppo le occhiaie, istantaneamente ve le corregge, i denti un po' più bianchi, il tono della pelle, questo non lo uso quasi mai, mentre utilizzo abbastanza l'effetto smooth perché vi permette appunto di levigare un po' la pelle e comunque sì, mi piace tantissimo. E una cosa che utilizzo molto è anche questo, l'effetto di maggiore luminosità degli occhi. Volendo, si può anche intensificare il rossetto e questa funzione devo dire che
funziona abbastanza, però dovete avere un primo piano, comunque una posa in cui si vede bene il viso, perché altrimenti non riconosce i visi e quindi non riconosce le labbra. Però si possono anche ritoccare le sopracciglia, questo non l'ho mai utilizzato, e neanche l'effetto qui sugli occhi o il blush. Sì, qualche volta forse l'ho intensificato, però insomma, ecco, se avete una foto semplice vi riconosce. E poi in quest'altra sezione, questa appunto con i pallini, abbiamo tutti i vari filtri e qui ce ne sono veramente tantissimi, già proprio standard, oppure si possono anche acquistare. I filtri di Beauty Plus sono fantastici, a me piacciono tantissimo. E poi questi sinceramente non li ho mai utilizzati, non li ho mai neanche scaricati, però vedo che ci sono delle cose interessanti e qui ci sono appunto gli stickers. Poi un'app seria è ovviamente Photoshop Express. Ah, prendiamo sempre la mia foto di prima. Allora, ovviamente qui ci sono già dei filtri preimpostati sulla prima scelta, quindi si può anche appunto scegliere, insomma, automaticamente il filtro. Ovviamente poi si aumenta o diminuisce l'effetto. Qui invece si possono aggiungere effetti un pochino più particolari. Vedete il cosmo, l'effetto Crello, insomma, gli effetti un po' più particolari, le gocce di pioggia. Però insomma, così ve le dà subito appunto in automatico. Qui potete ovviamente ritagliare la vostra foto e anche qui è comodo perché, come vedete, ci sono tutte le scelte già in automatico per i social e quindi questo è comodo. E c'è anche la possibilità di modificare appunto anche l'orientamento delle foto. Poi ci sono tutte le varie scelte che possono essere fatte per, diciamo, gli elementi proprio principali della foto, quindi la temperatura, il disturbo, la nitidezza, la chiarezza, eccetera. E un effetto che io utilizzo spesso, una funzione questa della sfocatura, perché mi permette di selezionare l'area in cui non voglio la sfocatura e di invece poi scegliere dove voglio la sfocatura. Come vedete, a me un effetto del genere, per esempio, piace perché permette di concentrare l'attenzione proprio solo su un dettaglio. Non mi ricordo se io ho mai utilizzato questa funzione, non me lo ricordo, però questa forse no. Questo gli occhi non l'ho mai utilizzata. Si può aggiungere ovviamente i testi. Questa pure di funzione non l'ho mai utilizzata e la sto scoprendo un po' adesso con voi e non è male, non è male per niente, perché io spesso, ultimamente un po' meno perché sto leggendo libri un pochino troppo storici e non ci sono frasi particolari, però di solito io posto anche frasi che leggo e questa non l'avevo ancora vista, bella, mi piace. Qui abbiamo la possibilità anche qui appunto degli stickers e poi qui ci sono i bordi che a me ovviamente piacciono tantissimo. Quindi Photoshop Express è un'altra app top. L'altra app invece che avevo scaricato un po' così per gioco è Facetune 2. Allora, anche di questa io avevo fatto un video che vi metto sempre qui nelle schede. Volevo appunto vedere se attraverso Facetune fossi diventata più sexy, perché questa app è diventata famosa
in quanto era appunto utilizzata per modificarsi il corpo, anche in modo osceno alcune volte, oserei dire, e io quindi di fatto non la uso per questo, perché io non mi modifico mai il corpo, posso togliere un'occhiaia, posso togliere magari una rughetta che si vede, ma il corpo mai. Io essenzialmente questa la utilizzo, ok? Per, diciamo, gli effetti base di appunto levigazione della pelle, o comunque di accentuazione di alcuni dettagli, per esempio in questo caso è possibile accentuare la chiarezza, comunque la nitidezza dell'orecchino, per esempio, del tatuaggio, che ne so, del rossetto. Quindi questo è utile. Così come comunque è molto molto utile se volete sfocare in modo rapido lo sfondo. Io la utilizzo spesso proprio per questo, per sfocare in modo veloce lo sfondo, senza stare magari a scontornare con Photoshop, ok, viene magari più preciso, però in poco riuscite quindi a sfocare quello che volete sfocare, quindi più che altro lo utilizzo per questo. Però ecco, questa l'avevo utilizzata più, cioè scaricata più che altro proprio per fare questo effetto così, no? Questa prova di trasformarmi il corpo. Appunto, se siete curiosi di vedere come mi ha trasformato Facetune, vi lascio il video. Un'app invece che utilizzo spesso e che è molto comoda è questa, è Thumbnail Maker. Già dal nome si capisce che è un'app fatta proprio per, andando su Create Thumbnail, per creare le miniature, o comunque anche i post, le foto quindi per i post. Qui ci sono delle, diciamo, forme base, però poi vedete ci sono le varie dimensioni per Facebook, per Instagram, per YouTube, per Twitter, per varie, insomma, tipo di esigenze, e questo è molto molto comodo. Io infatti qui molto spesso ci faccio le miniature per YouTube. Basta andare infatti qui, thumbnail, e come vedete si può anche qui, allora, appunto, scaricare le foto, scattare foto, o anche scegliere appunto dei colori base. A parte questo, la cosa carina è che ha diverse possibilità di scelta anche del background, quindi dello sfondo, e io molto spesso utilizzo, che ne so, questo watercolor, questo degli wood, del legno, i glitter, perché poi andando dentro a ognuno ci sono molte più scelte. Quindi basta magari fare appunto questo background, aggiungere una foto. E ovviamente si può poi aggiungere il testo. Ora vi faccio vedere un esempio. Quindi facciamo ad esempio una miniatura per YouTube. Prendiamo una cosa a caso. Prendiamo questo. Qui potete anche scegliere qual è la parte del background che vi piace di più. Direi che questa può andare bene. Ok, l'unica inconveniente di questa app è che a volte dovete subirvi le pubblicità, però vabbè. Allora, questo, diciamo, è il luogo di lavoro. Possiamo quindi aggiungere, come vedete, il testo, degli stickers, anche qui ci sono le sezioni e andando dentro poi a ognuno ci sono più scelte. Un'immagine o della galleria o scattandovi una foto, degli effetti, e questi sono carini perché aggiungono veramente tantissimi tipi di effetti alla foto che avete fatto e potete poi fare l'effetto più o meno visibile, più o meno vistoso. E questo è l'effetto bokeh, a me piace tantissimo, e insomma, li potete sbizzarrire come volete.
Ovviamente poi dopo dentro a ogni cosa ci sono poi le scelte. Se noi vogliamo aggiungere per esempio il testo, ci sono tantissime scelte perché avete la possibilità di spostarlo, ingrandirlo e tutto. Ci sono i font, tantissimi font, i colori e gli spazi tra le lettere, la opacità o meno della scritta. Poi c'è anche la possibilità di aggiungere l'ombra e di spostarla con i tastini questi a lato e di scegliere anche il colore dell'ombra. Questo mi piace molto. Così come con Outline potete scegliere se volete un contorno della vostra scritta e anche se volete il background, però fare questo tipo di appunto cosa. E anche qui ci sono molti molti background. Quindi questa Thumbnail Maker è un'app geniale che in poco tempo vi permette di, vabbè io ora lascio, abbandono, vi permette di creare una miniatura in poco tempo. Poi abbiamo Video Show. Video Show è un'app, anche questa, carina, che vi permette di editare. Allora, anche qui come vedete ci sono le pubblicità. Dovete aspettare, salta, e quando vi dice così potete saltare. Vi permette di modificare appunto le foto. Qui ci sono appunto gli ultimi cosette che avevo fatto, io ve le faccio vedere, attraverso l'aggiunta di effetti delle foto. Per esempio, non so se questo si fa finire, ah, non si vede più perché l'ho cancellata. Ve la ricerco qui su Instagram. Avevo fatto questa cosa, vediamo se ritrovo questo, credo, sì, video show, made with video show, come vedete avevo fatto appunto questa editing del video che è veloce, si può fare appunto aggiungendo anche la musica. Vi permette di fare appunto queste trasformazioni, appunto questi editing dei video andando sia su modifica video e quindi poi ci sono le varie scelte, ma anche aggiungendo effetti alle foto. Questo anche l'avevo fatto con Video Show. Foto le avevo editate appunto con questo e ci avevo aggiunto questi effetti. Io ho fatto questo effetto bokeh. Insomma, anche questa app secondo me è carina. Anche questo l'avevo fatto sempre con Video Show, però niente, è bloccato così questo. Vabbè. È carina. Se vi va, provatela perché è carina. E ha anche appunto le musichette, gli effetti, ma anche i temi. Ora non c'entro dentro perché come vedete è abbastanza complessa e poi mi si blocca e via. Poi l'ultimo acquisto che ho fatto è PixArt. Allora, questa ancora devo imparare veramente bene ad utilizzarla perché è un po' complicata. Vi faccio vedere più o meno quello appunto che ci ho fatto. Vi spiego un po', diciamo, vi spiego un po' appunto quello che com'è, nel senso che è un'app a pagamento. Io ho fatto un abbonamento annuale di 34 euro perché c'erano i 7 giorni di prova e provandola mi è piaciuta tantissimo. Ora ci sono problemi di caricamento e tutto. Vi faccio vedere però una cosa. Allora, io vi consiglio di andare sul loro canale YouTube perché sì, hanno proprio uno specifico canale YouTube dove veramente ci trovate
tantissimi, tantissimi video. Possono veramente video brevissimi, 2-3 minuti, ma anche meno, in cui vi spiegano tutte le possibili cose che potete fare con questa app, e di modo che comunque possiate appunto iniziare a capire come funziona, perché veramente ci si fanno tante tante cose, è veramente fantastica. E ci si possono anche modificare i video, ho visto, però io non ci ho ancora provato. Si possono addirittura anche cambiare i colori ai capelli, cioè tantissime cose. Quindi il canale YouTube è molto molto utile, così come sono i tutorial che si trovano anche su Pinterest. Sul mio Instagram diciamo che le cose che ci ho fatto sono l'ultima foto che ho postato, questa con l'effetto riflesso sull'acqua. Poi ho fatto questa con lo sfondo, perché si cambia anche lo sfondo in un attimo. Questa l'adoro, volevo da tanto provare a fare appunto queste foto con l'effetto luce golden hour, e questa pure mi piace tantissimo. Poi ho fatto questa, un po' trash, però mi piaceva quando ho tagliato appunto da ultimo i capelli. Questa ci ho aggiunto, e la cosa figa è che si possono aggiungere tantissimi dettagli. Cioè qui per esempio in questa foto ho aggiunto la pallina da tennis, che non c'era, i riflessi della luce. Qui pure al mare avevo modificato la foto in questo modo. Sono diciamo i primi tentativi, perché ovviamente per imparare ad utilizzare questa app ce ne vuole, però appunto ecco qui ho aggiunto la farfallina. Questo mi piace, questo appunto l'ho fatto sempre perché c'è anche l'effetto dispersione. Insomma, questa è stata veramente il primo tentativo, questa e anche questa sono stati proprio i primi due tentativi di utilizzo appunto di questa app. Però PixArt è veramente fantastica. Se la provate, non la lasciate più e vi abbonate. E volendo, una cosa utile che c'è sulla app è che sulla home ci sono magari delle foto. Andando dentro, e magari vedete qualcosa che vi piace, andando dentro a prova. Vi spiega appunto come fare. Come vedete, step 1 di 5. Step 2, applica l'effetto. E insomma, è carino perché vi guida. Quindi è fantastica. Niente da dire. E da ultimo ho scaricato, e anche questa però l'ho utilizzata veramente solo 2 volte, Lightroom. E ci avevo fatto appunto sia questa foto qui e sia la miniatura del video Back to School, perché praticamente oltre appunto ad avere i classici elementi che si possono appunto utilizzare, questa diciamo è diventata Lightroom, è famosa per i filtri, per gli effetti proprio di luce che applica alle foto, e qui ce ne sono veramente tanti, 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 e niente, però questa appunto la uso veramente da pochissimo, e quindi non so proprio dirvi più di tanto. L'ho scaricata proprio perché ne sento parlare tanto e quindi voglio imparare ad utilizzarla, ma non ho avuto ancora modo di sperimentare, o comunque di guardare magari qualche tutorial. Quindi niente, queste sono le app che io praticamente utilizzo per le mie foto su Instagram, e io spero che questo mio video
gli sia stato utile, perché ultimamente appunto fare foto è diventata veramente una passione. Mi immagino già l'effetto che voglio ottenere, quindi cerco di farlo e lo trovo veramente molto molto divertente. E infatti riesco quasi sempre a postare ogni giorno, tranne imprevisti, ovviamente. E fatemi sapere ovviamente se voi conoscete qualche app che veramente aggiunge qualcosa di particolare rispetto alle classiche app di modifica appunto di editing delle foto, perché se mi date appunto dei suggerimenti, io sono aperta anche a scoprire appunto nuove app, perché per il momento comunque queste hanno veramente tutto quello che mi può servire, a cui appunto, ripeto, aggiungo anche Wearable. E quindi io vi ricordo di ovviamente iscrivervi al canale se vi va e di seguirmi ovviamente sui social, ma soprattutto su Instagram, perché mi ci impegno davvero tanto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. E spero davvero tanto che questo vi sia stato utile. Ciao e al prossimo!